buongiorno, oggi è il 20 di maggio 2012, ci troviamo nello splendido scenario, sempre per l'esplosione della ricerca stessa. Questo è lo scenario delle montagne che separano San Marco Argentano dalla zona marittima della costa sulla statale 18. Questa è la strada a scorrimento veloce delle terme, stiamo andando verso Cetraro. Ci godiamo questo splendido panorama di queste montagne che fanno parte della catena della montagna Magna. Questa è la strada che percorreremo anche quest'estate se Dio vuole, per andare a fare le cure termali. Questo periodo di maggio è una strada molto fresca, c'è un'aria meravigliosa, si gode un panorama stupendo. Metteremo anche questo video su YouTube per far conoscere a tutti gli internauti questa la nostra realtà, spesso è conosciuta solo per le cose brutte che hanno, non per le cose belle. Se venite in Calabria, venite in provincia di Cosenza e gustate tutto quello che c'è. Non vi preoccupate di quello che dicono in televisione, che si sta veramente bene, bisogna venire per vedere veramente questi posti meravigliosi che potete ammirare qua di fianco, come sto riprendendo adesso. Ricordo che questa è la strada di scorrimento veloce delle terme. San Marco Argentano ci porterà presso quasi a Piemontese, Cetraro, Belvedere, Scalea, Praia, Diamante, tutta la zona della costa ionica, così qui, la costa tirrenica, scusate, così qui. Siamo a bordo di uno dei mezzi potentissimi della scuderia di della Super Service, associata con Tere Radio Cinziale Stereo Network. Poi ovviamente filmeremo anche il presso della galleria con questo nostro mezzo potentissimo, che è un Samsung 8910. Ecco che finisce la prima galleria e fra poco ce ne sarà un'altra. Poi quella lunga di San Lauro, siamo in prossimità proprio della zona di San Lauro. Eccoci qua nella galleria di San Lauro. Tra poco usciremo il vicolo di San Lauro e poi c'è quello di Magnara Castello. Questa è la Calabria che amiamo raccontare, la Calabria delle persone che non giudicano, non criticano, non hanno rapporti politici quando sono, né di destra, né di sinistra, né di centro. Aderiamo solo a qualche movimento ogni tanto. Il cartello che indica San Marco, San Lauro e Fagnano. Potete guardare il panorama meraviglioso di queste splendide montagne che ci attorno. Poco vedremo il sogno proibito delle antenne di 2000, praticamente la montagna su cui ho sempre sognato di mettere un'antenna per trasmettere i segnali di radio antenna 2000, un sogno che poi non si è mai avverato perché le cose poi sono andate male, la nostra emittente ha chiuso i battenti ai primi anni del 90 grazie alla famosa legge Mammì.
che fine ha fatto poi Mammì non lo abbiamo più saputo, vedremo bene a qualcuno che ci potrà informare. Però leggi che la Marta fece chiudere tante emittenti, tra cui anche la nostra, eravamo troppo piccoli per permetterci il lusso di avere tutta la documentazione necessaria a proseguire in quella attività che avevamo intrapreso. Qui sulla nostra destra, vedete, c'è quella montagna alta che si vede, è lì che noi dovevamo mettere le antenne. La montagna si chiama Pizzo Pillo, la montagna che sovrasta Montestano, la porta di Venezia, da cui si riesce a coprire gran parte della provincia di Potenza. È rimasto un sogno per noi, è rimasto solamente un sogno, e rimarrà un sogno per tutti, dato che ormai la radio interna è già morta ed è punta e una salta per tanti anni, anche se molti ancora si arrogano il diritto e la forza di tenerle accese. Io non so proprio a quale scopo. Eccoci qua, c'è il video di Fabio Fagnano Castello, lo possiamo vedere meglio. E qui ci inoltriamo ancora nella montagna. Tra poco saremo proprio dentro al polmone verde di questa montagna, della catena della montagna Mappia, catena costiera così chiamata. Qua sotto ci sono i laghi, c'è il famoso posto che si chiama Cinifuso, il Fagnano Castello. Come sempre noi affidiamo la storia delle antenne del 2000 a questi video che postiamo poi su YouTube, nella speranza che qualcuno li guarda, li guardi e che capisca cosa abbiamo di bello in Calabria, la nostra tanto amata provincia di Cosenza, quella che ha dato i natali a tanti illustri personaggi. Dimenticavo l'amico Fiore anche oggi, a cui spesso facciamo riferimento. Quando vieni Fiore a fare il film in Calabria, termino col tuo telefonino. Vieni che ti aspettiamo, ti daremo una mano noi, ti ospiteremo e ti faremo mangiare salsicce e piperietti progetti, che tradotto in italiano vuol dire peperoncino piccante. Ecco il nostro polpone verde di cui parlavamo prima. Poco qui lo vedremo meglio anche frontalmente. Questo di oggi sarà un mini documentario sulle bellezze da vedere nella nostra provincia. Cominciamo a vedere la montagna in tutto il suo immenso splendore. Guardate che meraviglia, sono immagini che si commentano da sole.
attraverso per strada. Ricordo che quando io ero piccolo, avevo circa 6-7 anni, questa galleria era in costruzione. Fu una delle più lunghe da terminare perché ci fu veramente bisogno di tanto lavoro per farla, questa galleria che veramente taglia in due la montagna di Fagnano Castello. Per Fagnano Castello e Guardia Piemontese a completo. Tra poco vedremo un altro dei tanti obbrobri italiani. Qui un ponte ha ceduto, è stato fatto un pezzo di deviazione su questa strada, giusto per non ricostruire quel ponte e lasciare quindi la strada dritta. C'è una fontana sulla destra dove molte persone si fermano sempre a prendere l'acqua, un'acqua molto buona. È un po' sporco l'interno della fontana, il contorno, perché la gente ci butta di tutto, però qui c'è un ristorante dove si mangia veramente molto bene, facciamo un po' di pubblicità anche se non facciamo il nome. E qui c'è la deviazione. Anche qui per non ricostruire un ponte di 20 metri si è rifatto un pezzo di strada di 50, come sempre lo Stato italiano spende e spende sempre bene. Ecco qua, qui la strada andava dritta, dove c'è tutta questa deviazione, ecco qua. E invece si è ben pensato di non riparare il ponte ma di fare un'altra strada. Come vedete è molto pericolosa, ma giustamente l'investimento da fare era questo, mentre prima si andava del diritto. Si sente un cinguettio meraviglioso di uccelli che volano liberi in queste nostre montagne. Questa è anche una zona famosa, ci sono pochi, soprattutto ovuli e monacietti, li chiamiamo noi, coccovesi e stitti. Qui oggi in avanti dobbiamo anche parlare un po' il dialetto nei nostri video per tenere vive quelle che sono le nostre origini. Continuate a guardare, vedete chi c'è qua in Calabria, venite per fare un giro, perché davvero ne vale la pena. Tradotto in italiano vuol dire continuate a guardare e venite a fare un giro in Calabria, che veramente ne vale la pena. Tra poco ci affacceremo su Guardia Piemontese e da lì si potrà guardare tutta la costa tirrenica, buona parte della costa tirrenica. Per qualche minuto saremo in zona. Un panorama meraviglioso dello scoglio della Regina. Vede già il mare, questo è l'abitato di Guardia Piemontese Paese, posto bellissimo anche questo, dietro vedete perché è propizio, è una cosa che non vi potete perdere, uno dei posti più belli della bomba che su campo, ne hai visto posti belli ma che su campo è veramente fenomenale. Guardia Piemontese Paese, e sotto c'è la costa tirrenica che si stende a nord e a sud, a nord verso Napoli e a sud verso Reggio Calabria. Ecco qua, l'abitato di Guardia Piemontese Paese.
più sotto di noi il mare Tirreno, Guardia Piemontese Marina. Sotto c'è la marina di Guardia Piemontese come terme, sotto questo ponte, non so se si riesce a vedere, anche qui il mare sotto regna, adesso lo vedrete molto bene, ecco qua, la parte della costa tirrenica è sotto di noi. Poco arriveremo proprio nell'incrocio delle terme lugiane, comune di Acquapesta, dove d'estate si fanno le cure termali. Ci sono un'acqua sulfurea veramente meravigliosa che serve per cure inalatorie, torino laringoiatriche, reumatismi, dolore di schiena. Vi consiglio di venire anche qui. Consiglio vivamente anche a Fiorello, via di Fiore, che ti ringiovaniamo un po' qua in Calabria, perché ti vedo un po' invecchiato ultimamente. Iscriviti al canale di Teleradio Cinghiale Stereo Network, per la tua iscrizione ovviamente gratuita sarai sequestrato e portato qui, in provincia di Cosenza, per la precisione a Mongrassano, nella montagna Magna di Mongrassano, e da lì potrei andare poi a piedi alle terme. No, scherzo, ti accompagneremo alle terme con uno dei nostri potentissimi mezzi. Sotto ancora la costa tirrenica. Questo è un video per così dire viaggianti, adesso ne faremo molti, mi auguro, in estate. Dovunque Super Service andrà, filmerà il tutto, insieme ai potentissimi mezzi di Teleradio Cinghiale Stereo Network. Il futuro, come diceva il mio buon vecchio amico Oscar De Rossi, stancati di nome di fatto, ma in arte, radiofonicamente parlando, Oscar De Rossi, vecchio mito delle antenne di Radio Antenna Tunina, che trasmetteva da Mongrassano Centro in provincia di Cosenza, e diceva: tempi duri per i meno buoni, ma evidentemente i meno buoni eravamo proprio noi, perché siamo stati gli unici a chiudere. Lo dico da solo, comunque quel nome è rimasto e rimarrà nei tempi la prima, vera e unica Radio Antenna Tunina. A vivere questi video, in questi montaggi dove non usiamo musica per non infrangere i diritti d'autore. Ecco lì in fondo si vede il primo chatto, non l'ho riuscito a vedere, lì esce l'acqua sulfurea e viene da sopra questa montagna, la montagna proibita del diavolo, e qui ci sono gli stabilimenti termali.